Guardate cosa ho scoperto. Vi faccio solo vedere una cosa, raga. Aspettate, aspettate. Ho scoperto una cosa incredibile, incredibile, incredibile. È tornata l'Aeronautica. Vado a dirglielo agli altri. Raga! Non potete capire. Per favore, invece di fare il pirla. Non potete capire cosa ho appena scoperto. Sai quanto ce ne può fregare? Con quella faccia poi. Col telefono in mano poi. Io ho già iniziato a registrare. Bene. Pit Family, benvenuti a un nuovo video del Pit. Incredibile, loro non lo sanno ancora, ma lo sappiamo noi e voi. Pensate che figata. Raga, volete sapere cosa ho scoperto? Guarda, l'ho fatto già vedere a loro. Vi faccio solo vedere una cosa. Raga, guardate tutti qua. Tutti qua. Vedete il mio cellulare? Vedete il mio telefono? Così vedrete anche voi la reaction. Bam. No, non funzionava più. L'hanno rifatta. Nuovissima. Potenza, trattore, vuoto, anomalie, punti ciechi. Ah, è figa anche la grafica nuova. Cosa vuol dire trattore, scusa? Trattore. Ah! A trattore. Sì, col trattore giriamo per randonata. Col trattore tangenziale andiamo a comandare. Esatto. Quindi cosa vuoi fare? Vuoi farla adesso? Dai, va, per favore. Ma non vedi che noi stiamo lavorando? Ah, io sto sistemando tutto qua. Facciamo, guardiamo tutti insieme la faccia che faranno. Attrattore, genera, portami in un luogo infestato. Non la metti in salata? Sì, l'ha generato. Io ho questo euforismo quando apro il frigo e trovo che no. Un tiramisù. Raga, 1,2 km. Che botta di culo. Vicinissimo, raga. Hai fatto il manganello dietro allora. L'hai messo tu, si può mettere il... Sì, ma me la... entro 5 km. 1,2. 5 km. Sì, di raggio. Si può arrivare in macchina. Oh, 4,20. Sì, si può arrivare in macchina. Figo. Ah, ti dà anche la potenza adesso. Sì, anche la potenza. Cosa vuol dire? 1,83. Sarà alto basso. Ah, ma dici di attendibilità? Di attrazione, sì, sono... E pensa che figata, adesso potremmo fare randonautica proprio usando la Tesla. Andiamo. Prima che se ne frega. No, la carne mi fa male, poi. Ma chi se ne frega della carne? Guarda, tutto male, guarda. Comincia a pensare una domanda anche te e anche una te, Topo. Portami da... Io ce l'ho già la prima. No, portami dove? Aspetta, calmati, cosa portami? Dentro il frigo le tue domande mi immagino. Ah, io ti ci può aprire sopra. È una prima. Mi sento una tua mancanza. Metti questo nel frigo. Accendo già la macchina. Raga, io sono così euforico. Cioè, da una vita. Anch'io non mi vedo. Da una vita. Sì, effettivamente da una vita, perché sì, l'avevano bloccata, non si poteva fare più niente. Per carità, non che la cosa mi seccasse più di tanto. Ma però... quante avventure abbiamo fatto con Randonautica? Sì, dai. quello è vero. Mi era piaciuto un sacco quella. Ti ricordi quando ci ha portato dal ghiacciaio? Ah, è vero. Che c'era Marco che non. Beh, in Croazia sott'acqua con Gianna. Sì, è bella cosa, quella, bella per quella. Me debbi, però. Però è vero, quella era però bella. Era bella. È un bosco, raga, ve lo dico già. Cioè, sì, è un bosco. Però è sulla strada. Quindi voglio usare un po' la Tesla, voglio un po' capire. Intanto non vedi che cosa c'è di sotto, vedo solo alberi. Quindi magari arrivi lì e c'è ah no infatti poi magari casa, ci sono so. 50 case. Se c'è una casa scendiamo, te lo dico già. Scendiamo. E io sto sulla macchina perché così non te la portano via. Sì, sì. Eccoci. Interessante che mi porta ad un incrocio. Cavolo, proprio all'incrocio, vero? All'incrocio. Sì. Ecco, salve. Andiamo. Cosa vuoi fare? Vuoi scendere? No. Voglio usare la tecnica Debbie. C'è qualche entità che mi sta sentendo? Puoi passare davanti alla macchina? Io sto guardando i sensori, eh.
puoi farti vedere? Ma dove vuoi andare? Nel buco? No, che nel buco. Ah, ok. Che paurina che mi fa quella stradina. Quella? Sì. Non so, un po' farei, un po' così. Cosa fai? No, ma non c'è andare. Punto solo i sensori. Ah. Ok. Ah. No, no, anche perché, Paolo, non ci passi. No, va. Puoi farti vedere? Sento dei rumori strani. Vai un po' là. Hai sentito? Sì. Vai un po' là. Fermati qui. Sì, il punto è qua. Sì, deve essere qua. Paolo, c'è un gallo. Sì. Come un gallo? C'è una gallina enorme, gigantesco e nero, in mezzo alla strada. Tira su. Tira immediatamente. No, perché ci vai? Ho paura dei piumati. E cosa devo fare? Scusa. Stai fermo. Fermo. C'era un altro. Pieno di galline là. È pieno di galline. No. Vedi, non vedi che non mi piace. Magari è un segno. No, è un segno che dobbiamo andarcene. Puntano. Hai tirato tutto su, siamo ermeticamente chiusi. Sì, sì. Ma tu, se quella roba mi corre incontro, ti conviene girare a destra. Io per muoio. Girare. No. Cioè vado giù. Sì. Vado in questa strada qui. No. Sì. Non farlo! No, non ti prego, non farlo, non farlo. Paolo, io ti giuro ti ammazzo. Io te lo giuro. Te lo giuro. Ma non mica li schiacci. Vai via di qua, vai via vado, di qua. Ma... No, non voglio vedere. Occhio non che vedere. Gli schiacci. Non fare cagate. Ti prego, raga, per favore. Si è trasformato in un incubo tutto questo. Aspetta, guarda lì. Se ne andranno bene, no? Ma perché devi fare il verso del gallo anche tu? Co-co-co-co-co-co-co. C'ho paura, c'ho la fobia. È una fobia, sai cos'è una fobia? Sì, ho capito. No. Oddio, l'infarto. Ma, sto infartando. Ma ho chiesto un luogo infestato. E da me. Mica. Perché ho momenti muoio qua. Mamma mia, che possessione demoniaca da un gallo. Ok, vedi, allora magari non era infestato. Se era infestato, sto infartando. Bene. Il mio momento è finito, ma inizia quello di Debbie. Esatto. Io ve lo giuro, adesso c'ho un momento di totale abbiocco. Perché dopo la scarica di adrenalina adesso c'è un attimo di... Che paura. Chiederò una cosa molto più soft. Più che altro voglio capire se l'hanno migliorata, perché l'avevo già chiesto una volta. Va bene. Okay. 3, 2, 1. Vai. Portami da un mistero. Attenzione. Respira. Libera la mente. Ma sì sì, facile adesso libera la mente. Trovato. Potenza 2.76. Wow. Mistero misterioso. Ok. Ho la mente troppo potente. Vi dico già che bisogna camminare. Come? È leggermente staccata dalla strada. Okay. Vedi? C'è la strada ed è lì. Ok. È un po' staccata, però è vicino. È per là. Per la sotto? Vedo dalla mappa. Sì, è là sotto. Ok. Che bello però. Sì, è bello, Portami da un mistero, hai chiesto? Sì. È là. Là sotto? Là sotto. E bisogna andare fino là? Beh, sì. Ma di qua dobbiamo andare? È per laggiù. Sì, dobbiamo attraversare il campo. Guarda che quel capriolo là.
Dov'è il capriolone? Col culetto bianco, no? È vero! Raga, ma cosa c'è là dal capriolo proprio? È vero, c'è qualcosa là! Ma cos'è sta roba, raga? Non lo so. E vai piano! Qua si scivola! Io non ci posso credere. Ma è veramente una macchina? Sono due macchine, raga. Due macchine, vero? Ok, Simo? Sì. Ma scusa, ma perché sono qua? Non lo so. Tu hai chiesto un mistero. Eh sì. Una via. Sì, c'è scritto lì. No vabbè, sono allibita. E da un po' è che sono qua, guarda, c'è tutto il muschio sopra. Guarda, questa è seppellita nel bosco. E quella là che macchina è? Non lo so. Sono vecchissime. Non lo so. Ah, beh, l'altra è nuova. L'altra è appena uscita dalla carrozzeria. Ci guardate. Ma che roba! Che roba strana. Cos'era un materasso lì dentro con le molle? Wow! Ma sai che se fossero a posto quanto varrebbero? Ha funzionato! Ma vedi che funziona! Funziona! Ma io continuo a dirlo! Ma ha funzionato! Sono veramente scioccata! Shock! First reaction! Shock! Di che? Saranno legate a qualche entità? No, questo non l'ho chiesto. Ho solo chiesto un mistero. Esatto. Ma funziona. Che bella questa azzurrina! Bello, Ma wow! Visto? Le cose che chiedo io sono fantasticamente fighissime! Mistero. Effettivamente ho chiesto quello, Sì, tu hai chiesto un mistero. Quindi adesso tocca a te, Simo. Tocca a me. Wow, mi raccomando, eh! Ah, no! Sì. Facciamolo subito. Ah, subito. Va bene. Beh, il mio però era più potente, era 2 punto qualcosa rispetto al tuo, quindi vedi? Sei pronto. Anomalia trattore, tu hai già chiesto? Cioè, hai idea di cosa chiedere? Sì, io ho idea. Ho anche idea di come funziona, però un po'. 3, 2, 1. Portami da una setta. Da una setta. Non l'ho mai chiesto. Sì, una setta satanica. Ecco, aggiungeva. Ma sei fuori? L'ha trovato o no? Sì. Dimmi la potenza. 3.20. Vedi, primo te potentissimo. Ok. Oh, non l'ho mai chiesto quello. Dobbiamo prendere la macchina. Vabbè. E sarà ancora 1,5 km. Io prendo questa. Però è ancora più vicino alla strada. E okay. Un punto sempre sarà di nuovo bosco, però raga, ve lo dico. C'è un lago. Va bene. È molto bene, raga. Mettila lì. Sì, perché è lì sotto. Sì, è lì sotto. È a bordo lago, Io però non voglio dire, ma Simone, per adesso io lì sotto di incappucciati non ne vedo. Ma meno male. Ma come? Ma ci manca ancora, guarda. Ma no, che... È lì sotto. Palude. È lì sotto, guarda. È qua sotto, no? In teoria. Sì, è proprio lì. In teoria al punto. Bah. Ma incappucciati non ne vedo. Ripeto, come sopra. Meno male. Sì. Magari vengono di notte. Ebbene. Se non c'è niente ritorniamo stanotte. No, va bene così. No. Randonautica ha sbagliato. Ma cos'è? Un asino. Un tuo collega. No. Guarda, c'è la paperella sul lago. Paura. Tutto verso. Pensa se lo senti di notte. Corro. Sì. Wow. Beh, come posto effettivamente potrei immaginarci una... Una setta, sì. Una non setta. Fatico a crederci. Sì, esatto, non faccio fatica a crederci. Ma di notte, vedi allora? Vabbè, accontentati.
Se vengono, vengono di notte. Oh. Oh. Puoi venire un attimo? Cosa c'è? Cos'è quella roba? Cosa? Oh! Mio Dio! Una zampa di? Di capriolo. È una zampa di capriolo. Perché lì? Ma è vera? Porca miseria, se è vera! Carla, perché devi toccare? Sì, sì, sì. Non l'ho toccata. Però sì, sì. Sono le unghiette, a vedere. Sì, sì. Sì, sì, è vera, è vera. Porca miseria, se è vera. Sì, ma non è tanto che qua, eh. Okay. Guarda, c'è ancora un po' di carne attaccata lì. Cioè, sennò sarebbe andata in putrefazione, scusa, eh. Dovrà partire stabile il corpo. No, 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 aspetta, fermi un attimo. Però perché qui sopra? Non lo so. Perché, ok, un resto di un animale lo puoi trovare, ma se lo porta un altro animale. Sì, non lo, sì, esatto, non lo trovi lì sopra. Ma perché qui sopra? Un lupo non si mette a mangiare un capriolo qui sopra. No. Che altro se si fosse messo a mangiare lì, metti vedresti che il si è sangue, preparato tavola. Dov'è la parte, mancante del corpo? E poi scusa, avessero ammazzato questa bestia qua, cioè vedresti il sangue. O peluria, no? Ah, giusto. Lui ha chiesto. Qua la gente ci viene perché c'è una bottiglia di birra lì. E attenzione, perché tre indizi fanno poi una prova. E lo dice Sherlock Holmes, non lo dice Paolo De Mattei. È vero, c'è una birretta. Okay. Vedi che se noi venissimo di notte qua facciamo il botto. Possiamo andare? Ha funzionato. Ha funzionato. Scusa, ci appostiamo là dietro. Mm. E li aspettiamo. No. E poi cosa diciamo? No. Ciao, no, ho portato caffè. No, vediamo cosa fanno. No. Non mi è mai successo di un rituale con un corpo di capriolo. Che altro si hanno fatto rituali, cose varie. Secondo me quella roba lì contiene energie strane. Prendiamola allora. No. E c'è un sacchetto in macchina? No. Sì. No. Che non lo tocco così sta roba? Ti glielo prendo. No, basta, perché dobbiamo avere tutta la roba? Allora lo prendi tu. Va bene, lo prendo io, dai, lo prendo io. Perché? Lo prendo io. L'ho trovato, cioè nel senso, col mio indizio di ironologica io lo prendo. Ta 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 ta, tan tan. Sì, ma se poi diventa putrefatto io lo butto, non è che lo lascio in casa mia. No, così. Ormai non c'è più niente di carne lì. Perché devi portarti sta roba in casa? Non si sa mai. Ma tu sei fuori. Ma che vada, lo butto. Sei fuori. Non mettertelo solo sul comodino in casa. No, prendi il mio sacchetto. Ma io ti do poi un paio di dritte. Prendi il mio sacchetto in macchina. Sì. Facci sapere come si sta lì vicino. Io vado. Ciao Simo. No, fate veloce a prendere il suo sacchetto. Prima che prendo il sacchetto, Pit Family, volevo dirvi questo. Io spero che questo esperimento di randonautica vi sia piaciuto tanto quanto ha gasato me. Come vedete, anche i miei compagni di squadra oggi sono stati energici, presi bene, erano proprio, avevano tutte le carte giuste per fare una bella e nuova avventura randonautica. Scrivetemi nei commenti, ci tengo a due cose in particolare. Uno, se qualcuno di voi ha riconosciuto che modello era di auto, perché comunque ce lo stavamo domandando tutti. Due, secondo voi qual è il mistero che potrebbe avvolgere quelle due auto? Dateci delle idee, scrivetemi nei commenti anche, per finire, se secondo voi quel putting potrebbe appartenere a un qualche sorta di rituale. Lasciate like e iscrivetevi al nostro canale, perché come vedete ci sono sempre grandissime sorprese. Io ho un'idea migliore. Scrivete che cosa può fare Pimot con quella roba lì che si è cercato lui. Ecco, bravi! Dategli idea a Pimot su che cosa può fare con quel putin. E io lo faccio.